squadra avversaria. Occhio qui, c'è spazio. Mamma mia, questo è un golasso, porco zio. Benzola te pare che segna. E c'è la rete, 1-0. L'opportunità. Vabbè, ragazzi, ma che gol è? Bravissimo. Iran. Iran Kunda. Vediamo la formazione del Milan però prima di cominciare. Vediamo prestazioni. Correa, madonna Correa. No raga, Correa mi aveva rotto il culo all'andata. Pallone interessante per Correa. Non sa, raga, non si può giocare contro il Milan, raga. Non si può giocare contro il cazzo di Milan, raga. Non si può giocare. Come siamo messi a... pari punti. Ha poi preso 3 traverse, cazzo. Con l'Inter stiamo. Bologna 19esimo. Godo, torna quest'anno il Bologna. Dai, GG. Facciamo azioni salienti. Dai, sì, azioni salienti. Il Bologna 19esimo, te pare, vada a perde. Bologna 19esimo, Godo. Madonna, che cattiveria pure in chat per il Bologna. Cross lungo a C2, potrebbe essere utile. Arco Calabria, bro. Iran, che cazzo fai, bro? No, raga, non lo devo perdere. Questo contropiede lo devo sudare. Prova a calciare. Grande parata, che riflesso. Ancora. Un altro contropiede. Ma che contropiede è? Sono in 8. Vediamo cosa fa ora. Mette in area verso il compagno. Occasione per passare in vantaggio. Ma poi time finish verde. Palla messa in mezzo. E c'è la rete. Passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte. Dovranno farselo bastare. E riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto. Gara che va in archivio con la sconfitta. Per la formazione. Sconfitta arrivata nei minuti finali quando la partita sembrava... Abbiamo perso con Bologna. Ha perso pure l'Inter, raga. Però l'Udinese 19esimo. Simula veloce. Toichkov. Abbiamo detto, l'unico modo per mettermi in difficoltà in sta carriera è se mi metto a simulare le partite. No, 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 raga, mo gioco, porco Dio. Mo col cazzo che simulo, gioco. Mo gli rompo il culo al Monza, te pare? No, te pare che perdo col Monza? Non ho dormito stanotte. Non ha dormito stasera. Lelia Dani non ha dormito per Acidua Monza, ragazzi. Servirà una prova attenta, concentrata per evitare sorprese. Può essere il gol del vantaggio. 1-0, eccolo il primo gol della gara. Ragazzi, succede qualcosa nel gioco comunque. Fa filtrare un pallone interessante. Posizione invitante, sentite il pubblico. E c'è il secondo gol in pochi minuti. Gli sono andato pure di fisico. Vedi lì, gli sono andato di fisico, me l'ha spostato. Occhio al pallone interessante. E c'è la rete. Dai. Attenzione perché diventano lo svantaggio. Dai, forza, forza. Pessina. No, raga, Carlos Augusto Messi. No, raga, che cross è. È tipo, è diventato ingiocabile. Dalla partita contro il Milan non posso giocare. La potevo fare, cioè. Accompagnano l'azione. No, sotto le gambe, no. Occhio alla conclusione. E c'è la rete. Sono avanti di 3. 4-1 contro il Monza. Monza è incredibile. Ci attende una partita giocata a viso aperto. Con tanto occasione da rete da una parte e dall'altra. Poi c'è il pallone giusto. Dai. E c'è il gol. Forza, forza. Mamma mia, che stop Sbilenko. Mamma mia, porco Dio. Può contare sull'aiuto dei compagni. Ma che sta facendo? Aia, porco Dio, ho dato un calcio alla sedia, mi ha fatto male. Ma raga, ma che sta a fare Travis davanti. Sto game? Travis sto game sta sullo scooter, sta. La dai indietro. Guarda quanti so.
finisce il match. Formazione ospite che torna a casa con una sconfitta. Senza intervista, bro. 5 punti sotto. E l'Empoli 18esimo, ragazzi. Però si è scriptato, ragazzi. Dopo il Milan è entrato uno script, signori, che è imbarazzante, oh. 6 punti sotto l'Inter. Vabbè, 6 punti se possono ripiare, eh? Abbiamo ancora lo scontro diretto. Come 8? Raga, sono terzo. Pensavo potesse seconda. Fiorentina è seconda. No, bro, no. No, non può succedere. Non posso perdere tutte ste partite di fila. Verona 19esimo. Dai, bro, ma sono tutte 19esime, porco Dio. Bravissimo. Ok, però stiamo a giocare, eh. Se può vincere. Bisogna mantenere la calma. Bravo, creami lo spazio. Cercano di aprire la difesa. Il portiere può respingere, pallone che resta lì. Lo salta di netto. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Palo, si continua a giocare. Ah, però raga, non c'è. Davidovic. Dai, questo è script, sì. Bello. Forte. Guadagna metri. Hanno il pallone per condurre. 1-0, arriva il gol del vantaggio. Oddio. Pure da in finish verde, raga, ormai manco mi fido a tirare gol della merda normali. È proprio lenta la mia squadra. Guardali. Quanto sono stupidi. 1-0, eh. Dobbiamo tenerlo. Ormai il campionato sarà andato a troia, ma in Champions ci devo andare. Occhio all'avanzata. Bravo. Bel tocco arretrato. E c'è il gol. 2 reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. Oh. Next al risultato, ragazzi. Ne abbiamo vinta una, oh. Cioè le semifinali di Coppa Italia. Semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Oh, Trevis 80 rated, eh. Coleottero 79. Magari Chiesa a Roma, frate. A me piacerebbe tanto. Andiamo, raga, semifinali di Coppa Italia. Il consiglio del solito, non cambiate canale. Pronti a raccontarvi l'emozione di questa sfida. Prodo. I settori puntati sull'attesa semifinale di Coppa Italia. Subito. Era tutta da seguire questa. Fondamentale il contributo dei due esterni nelle due fasi. Grande occasione. Mamma mia, oh, questo è 5 di debole De Giorgio, eh. Questo è 5 di debole, raga. Dio, che errore. Ma che sta a fare l'Atalanta? Sta full trollando. Palla col contagiri. E questo è 5 di debole. George, oh, la Fepa è buono, frate, però dai video era buono pure i turbe, capito che te voglio dire? Ma sto trollando davanti alla porta, non riesco a tirare perché c'è... I giocatori miei là mi si muovono male. Bravo. Iran. Sfugge qui al difensore. Con le 8 era tu e go. Il portiere dice di no. Si sa che tiro. Se sa che tiro ha fatto con le ottero. Iran. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Pressing che funziona bene, riconquistano palla. Va per via interne. Attenzione, grande possibilità. Ragazzi, questa partita è la partita più strana che io abbia mai giocato. Cioè, i miei non sanno tirà. Finita di poco fuori. Peccato. Giorgio è tuo. Ha spazio davanti a sé. Palla in rete. Trova il gol del più due. Vantaggio che comincia a farsi importante. Porco Diaz, dai. Ma è secca questa o c'è andata e ritorno? Andata e ritorno. Sfrutta le corsie laterali qui in volo. C'è il cross nel mezzo. Efficace l'intervento del portiere. Ed è proprio un autogol. Iran Kunda aveva tirato non so dove. Cioè non so veramente dove aveva tirato. Gollini, mio fratello, che se la butta dentro. Godo. Avanza fino alla fine. 3-0, si gode. Come stiamo messi qui? Siamo tornati secondi. Venezia 14esimo. Azioni salienti.
Eccoci qua. Ferma tutta, riconquista palla. Solitario, aspetta. 56esimo, questo si sposta, che fa? Porcazzo che si sposta, porco. Venezia in attacco. Gran palla, profonda. Va sul pallone, può essere pericolosa. E c'è la rete, passa in vantaggio quando manca poco alla fine. C'è il triplice fischio, finisce con una sconfitta per la squadra. Ufficialmente finita, ragazzi. Dobbiamo rimanere qualificati per la Champions. E basta. Ah, raga, cioè, se ho perso troppe partite. Cioè, al di là dello. Ma pure al di là del. Questo dovrebbe venire fuori. Se ne può andare adesso. Occhio. Ha approfittato del Dybala. Ah. Bravi. Ottimo intervento in copertura. In mano a ste puttane. Vai, George. Li porta via bene. Bravo. Il pallone. Palla importante. Buono l'intervento del portiere. Che parate mi fanno? Eh sì, ma non è facile. La mette in area verso il compagno. Grande riflesso del portiere. Ma che parata è? Conclusione da vicina. Puro istinto e salva il risultato. Tenta il tiro. Sicuro qui il portiere. Boh, raga, non si sa che mi sta a parare a Pickford. I tre punti ci servono come il pane. Stiamo buoni. Possesso palla per il Boro. Pure il mancio mi sta rovinando. Mamma mia, Gray. Dica. Occhio. La gioca lunga. Ecco Joao Felix. Passa il pallone. Mamma mia, bravo portiere. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Porco Dio, la Roma ha accelerato, La gira su Roma ha accelerato. Possono pareggiare. E c'è il gol, arriva dunque il pareggio. No, guardate se sto campionato me va a troie proprio col finale di stagione. Seconda rete della partita per l'Inter. GG. Punteggio che ora è 2-0 l'Inter al derby. Siamo arrivati al 77esimo. Grazie. Oh, sta fammelina, porco Dio! Cazzallera, Diego Motta, Dio cane! 1-1. Che finisce qui, squadre che si dividono la posta. Mamma mia. Fammi vedere come stiamo messi. Pari punti con la Fiorentina. C'ho il ritorno contro la contro l'Atalanta. Sassuolo 14esimo, regà. GG, dai. GG, dai, simulo veloce, vaffanculo. Ah no, simulato lento. Io voglio simulare veloce. 0-0. Allora, abbiamo vinto 3-0 contro l'Atalanta. Ah, questa la vinco. La partita inutile che ho già vinta la vinco. Ah, ok. Finale AC2-Inter per la Coppa Italia. Ah, Juventus, scusate, sì, Juve. Cazzo, ma c'ho un finale di stagione imbarazzante. Merda, ma la Juve mi ha pure superato. Poi c'ho pure lo scontro diretto. Tocca vincere questa contro l'Inter. Andiamo. AC2-Inter, ragazzi. Cazzo è al centro del campo? Vediamo perché l'Inter è così forte. Fammi vedere la squadra. Turam, Lautaro, Llorente, Barella, Pareco, Di Marco, De Vrij, Bastoni, Pavard, Dumfries, Sommer. Che non si capisce, in cazzo le maglie sono scurissime. Inter, porco Dio, a San Siro c'è sta luce di merda. Barella insieme a Marcos Llorente. Attenzione, possono far gol qui, eh? Occasione. No, raga, no. La squadra mia ha avuto proprio un calo, bro. Gara da vivere, però la mia squadra è crollata. Tra la migliore difesa e la finale di stagione, la mia squadra è andata a troie. Vabbè, parti questo contropiede, che bello. Partilo. Corri, bro. Perché vai piano? Porco Dio! Perché c'è i giocatori fermi? C'è fuori gioco. Il marcatore sembrava. No, quello sta in squadra contro. Non si capisce una sega. Bravo. Danza di velocità. Oh, Gray. Madonna, vedo l'ora che finisca sta stagione. Porco Giuda. Era iniziata di Cristo. Sta finendo malissimo. Tocca riuscire a portare a casa la Coppa Italia. Sarebbe oro. Non lo so come sto a far distinguere maglie. Sto diventando scemo. Non ci sto a capire una sega. Sta partita è in incubo. La troia. IATB, la casa del grande calcio, che continua con un match davvero imperdibile. Ho seguito diverse loro partite, solo bravo dal modo. Ok.
Mette la palla al centro. Che chance clamorosa. E c'è la e salgono a più due. Doppietta di Gray. Vaffanculo, va. A Milano contro l'Inter vinciamo, in casa contro il Monza no. Assurda sta cosa. Vola, brother. C'è spazio per andare. Lì. Ah, raga, tre pere all'Inter. Cioè, tre pere all'Inter, raga, capito? Vabbè che l'Inter magari sta in ciabatte perché ha già vinto lo scudo. Però tre pere all'Inter, zio porco, perdo col Monza. Con l'Empoli. Mo c'ho la Juve. Io devo giocare tipo per fuoco. Devo giocare per fuoco contro la Juve. Come cambia ste cazzo de maglie. Finiamo sta cazzo di stagione qualificati in Champions League. Vediamo quanto abbiamo... Di budget per il prossimo calciomercato. Vinciamo la Coppa Italia. Come sai che qua Juve ci avevo perso prima. La prima. Poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Facciamo calcio. Mette in movimento Ken. Moise Ken. 1-0. È arrivato il primo gol del match. Moise Ken ci burga di nuovo il mostro. Si coordina e va. È Wojciech. Potrebbe trovare il pari. Ci salva Szczęsny qui. No, raga, era la prima. Pure Szczęsny contro di noi nell'altra partita. Lei ci aveva massacrato. Non sembrano accusare segni di cedimento, né di stanchezza, Pier. Vedi che continuano a macinare risultati e punti partita dopo partita. Primo posto. Bravo. Dentro, dentro, George. Attenzione, qui Pier sono in area. Un gran peccato per loro. Poteva essere il gol del pari. Io ho detto che si è rotto qualcosa, bro. Si è rotto qualcosa nel gioco dopo quella partita contro il Milan, frate. Non può essere andato così tutto a troie. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Aiafa, è tua. Occasione per il Boro. Hanno l'occasione, attenzione. Vaffanculo, va. Irancunda. Perché su YouTube c'è ancora la puntata dove arriva in Serie A e qui è già finito. Perché sai com'è? I video non si editano da soli. Mentre gioco, capito che te voglio dire? Viene effettivamente è richiesto del tempo per editare. Per caricare poi su YouTube. No, purtroppo no. Ecco Ken. Prova a trovare lo spazio. Ho capito, dai. Lionel Messi, Ken. Dai, raga, ma non è possibile. Cioè, scendono una volta e go. Niente, raga, non si può battere a Juve. Cioè, Moise Ken pure un altro che mi dà proprio fastidio. Non riesco a coprirlo. Mamma mia, che fatica sto finale di stagione. Sto a sudare. Vai, Iran. Te prego, Iran. A caccia del gol del pari. Miracolo di Szczęsny. Szczęsny ha blocca, raga. Non c'ha problemi. Non ha problemi nel bloccare il pallone. Poi c'è Szczęsny. Tiro a un centimetro. Punteggio che li vede sotto, nonostante le diverse occasioni create. Parala! Paez! Dai, forza. La vinco è chill per il finale di stagione, in realtà. Però la devo vincere. Paez è ergot, troppo forte. Prossima stagione, nuovo numero 10, il Diz lo siluro. Una merda. Oddio. Niente, Travis è deceduto. Porco Giuda, è deceduto Travis. 1-1, intervista post partita. Niente, non sono riuscito a vincere. All'Inter che gli ho fatto un bucio di culo così. A Juve invincibile. Contro il Napoli. Questo è un altro scontro diretto. Contro il Napoli è uno scontro diretto, raga. Guarda che classifica di merda. Queste sono le ultime due partite. Perché poi quella col Frosinone la posso simulare. Però devo vincere contro il Napoli. Andiamo qua a titolare. Che devo fare? E poi devo giocare la finale di Coppa Italia e sperate portarsi a casa. Fammi vedere la formazione del Napoli. Allora, il Napoli gioca Kvaratskhelia, Raspadori, Politano, Zambuanghissa, Lobotka, Zielinski, Digne, Tapsoba, Nathan, Masraoui, Meret. E perde Europa League. Inno del porco di Dio. Grandi emozioni, spunti di interesse. Io sono sicuro che questa non farà eccezione. Porco Giuda, ragazzi. Occasione! Ottimo intervento, ma non è ancora finita. Mamma mia, che intervento che mi ha fatto. Hanno bisogno di una vittoria. Vinco, stiamo in Champions, sì. Sarebbe un peccato non sfruttare questa occasione e rimandare oltre i festeggiamenti. Non può sbagliare. Aspetta bene questo tentativo al portiere. Io non ci posso credere che Meret mi sta a parare tutto. No.
per Matut, può dare il vantaggio alla sua squadra. Vaffanculo Meretti, porco Giuda. Paez. Si guarda intorno. Mamma mia, mamma mia. Hanno una buona occasione su calcio d'angolo per pareggiare. I tifosi spingono, si fanno sentire, avvertono il profumo di gol nell'aria. Si distende il portiere e salva questa cosa. Ma che cazzo succede? Un non particolarmente impegnativo. Ho avuto tutto il tempo per prepararla a questa parata. La risposta, ma non è finita. Senta, guarda Schelia il mostro. Buono, 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 buono. Dai, 1-0 primo tempo. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Trarsi dalla marcatura avversaria. Ma che fa? Che fa? Che cosa fa Meret? Video del ragazzo al concerto di Jolier. Schelia. Può riaprirla qui. Attenzione, il gol. Accorciano le distanze. Occhio. Occhio, regà. Occhio, pallone importante per chiudere la partita. Attenzione. Ragazzi, la vita fa schifo. Va al tiro. Confusione respinta, pallone ancora lì. Va bene. Va bene. Calcio all'angolo. Decisivo qui il portiere che tiene ancora in vita la sovrimente, la partita si sarebbe chiusa. Calcio d'angolo, calciato facilmente dal portiere. Che Meretta ha fatto qua, papera, per il resto ha parato pure bestemmie. Siamo in Champions, regà. Siamo in Champions. Finale di gara con gli ospiti. Vaffanculo, va. Porco Giuda, oh, che cazzo di finale di stagione faticoso. Ma quante partite, quante... 14 tiri ho fatto. Dai Sidney, let's go. È stato un match difficile per voi? Direi di no. Giga Chad. La nostra stagione però si decide qui. Juventus AC2. Finale dei Champions League. De Coppa Italia, sì, ciao. Giocatori pure stanchi, ciò. Kumbedin gioca, gioca d'Orgu. Ci può stare. Il resto va bene. Tocca vincere la Coppa Italia, regà. Dai Sidney, tocca alzare sto trofeo, andiamo. A Juve è un avversario di merda, non ci ho vinto una volta quest'anno, Da vincere stagione sono pochi. Ma porco Dio, ma i segni di merda! Ne può far male alle difese avversarie. Ultimamente trova la porta con una facilità. Occhio qui, può concludere. E c'è il pallone. Niente, regà, Moise Kean è il mostro. Niente, regà, Moise Kean è infermabile. Ma quanto c'ha? 90.000 c'ha. Sfrutta le corsie laterali qui in Boro. Potrebbe essere il gol del pareggio. Ottimo, Cesny. Il Michel Merino. Ecco Ken. Attenzione al pallone per Vlahovic. Bravo. Mamma mia. Mamma mia. Quanto riusciranno a reggere questi ritmi? Vai, corri, corri Iran. Vediamo se sfruttano questa opportunità. Sì, lo facciamo così, lo facciamo così. Paez, in contrasto. Mannaggia la puttana, oh. Fammi vedere sto contrastone. Pim, godo. E forse gli ammolla con le zanate, eh. È bello bello. Se Ken, porco due, stava pure a piar centrocampo, capito che te voglio dire? Ciao, brother. Duke up a dispendio su una slash Duke Arts in goal. Cossack and Sigli, TVB. Palla invitata, attenzione. Palla in rete e passa avanti. Ed è festa grande dei tifosi. Se può vince. Continua ad avanzare. A caccia del gol del palo. Vai, George! Questa... Che fatica, ragazzi. Queste cazzo di partite contro la Juve sono veramente un'ebola, eh. Lo fa Voss! Lo fa Voss! Senza motivo! C'è Smicoglione! Godo! Michel Merino! Grande uno contro uno! Prima... Mamma mia, ma vedete come si muove Ken? Fa impressione! Devo fare due cambi, almeno i terzini. Usa bene il fisico qui. Pure Lima sta a pezzi, Hausen. Bremer. Vai, Gray! Intervento rubido, ma corretto. Con calma. Taglia in mezzo al campo.
conclude a rete, il portiere dice di no, batte lungo, deviazione aerea, super riflesso del portiere. Calcio è sempre insieme a noi. Ho visto in azione entrambe, ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco, speriamo possano darcene una dimostrazione. Avanti anche nella noi. Prossima partita. Fagli fallo. Occhio al cross in mezzo. E c'è il gol. La Juve ritrova la parità. Merino. Iran, no, devi Iran. Per rivelarsi decisivo. Gran tiro. Szczęsny la respinta. Palla ancora in gioco. Non ci posso credere a sto cazzo di Szczęsny. Ken. Capisce tutto e ferma l'azione. Sono 120 secondi, questa è l'entità del recupero. Prova ad aprire sul palco. Faglielo! Faglielo! Paez! Paez, 92esimo, Juve di merda, Dio porco, sto cazzo de Szczęsny, fischia sta fine, faccia alzare la coppa, godo. Oh, madonna ragazzi, ma che è veramente il 20-0, Cogiuda, ma che cazzo è? Non era facile oggi. Acci tua, Coppa Italia, alla prima in Serie A, quartiere di Roma. Bravo, adesso bel mercato e l'anno dopo vinciamo tutto. Mo tocca a Napoli i premi, ragazzi, dai, GG. Come vedete il capitano Kubarsi che alza la coppa. Certo che il capitano qui andrebbe dato a Gray, eh. Dalla prossima stagione il capitano sarà Gray, ragazzi. Alza sta coppa, Kubarsi, alzala che se la siamo meritata, vaffanculo. Alza sta cazzo di Coppa Italia come godo. Che soddisfazione per i tifosi dell'AC2. Che soddisfazione per l'allenatrice Sidney. Ecco l'affetto, c'è tutto. E come Pier, abbiamo fatto di tutti. Complimenti a queste ragazze. Godo. Straordinario risultato. Belli sti ragazzi, belli. Guarda i fuochi d'artificio all'Olimpico. È il momento della classica foto di gruppo. Famo se sta foto, facciamola. Dobbiamo assolutamente vedere quanto abbiamo di budget, perché secondo me qualcuno dei titolari di questa stagione dovrà retrocedere in panchina per la prossima. Per la prossima dovrà assolutamente retrocedere in panchina, raga. Serve fa un mercato importante, sì, perché se no non posso fa niente. Cioè, la fine finale di stagione è stato tragico. Tanta determinazione e forza, godo. Mo ci abbiamo l'ultima, ragazzi, che è contro il Frosinone, ma che per noi è inutile. Una bella simulazione veloce. Quello che esce, esce, va bene. Perso 3-2. A Fiorentina pure, però, ha perso. Finiamo comunque terzi. Perché ha perso pure il Napoli. Vediamo le statistiche dei giocatori nostri, se possiamo, ragazzi. Vabbè, Penders si è piato un più 2. Desplanches un bel più 4. Poi abbiamo Dorgu più 3. Vuskovic più 3. Kubarsi più 5. Hausen più 3. Lima più 5 comunque, eh. Il cazzo di regen di Dante. Fadiga non ha preso niente. Kumbedi più 4, buono. Fort più 6. Voss più 5, Coleoscio più 4, Ildiz più 3, ma lo siluro per la prossima stagione, mi fa troppo schifo, raga, mi fa troppo cagà, lo siluro. Gray più 5, ragazzi. Gray è un mostro. Nostro capitano, ragazzi. Idan Mbappé preso a 0, così per il meme. Niang che non sarà più nostro. Paez più 5, raga. 82. Campionato e Coppa, 45 presenze, 19 gol, 14 assist. Irankunda più 7. Porco Giuda. Liso più 4, ma anche lui deve volare. Armstrong più 2 volerà. E Travis è entrato pure dopo, perché è stato infortunato i primi 2 mesi, se non sbaglio. E 35 partite, 30 gol, 9 assist. Però un pochetto mi ha fatto bestemmiare Travis, eh. Un po' mi ha fatto bestemmiare, dico la verità. I numeri li cambiamo alla prossima season, raga. Tiè, beccatevi il tufello, guarda il tufello quant'è contento che arriva la squadra con la coppa. Con la Coppa Italia a festeggiare per strada. Porco zio. Non mi importa niente.
Vediamo un po'. Ok, qui stiamo a posto. Io direi che neanche mi spoilerò il budget. Non mi spoilerò niente, io chiudo pure qua. Voglio vedere solo chi ha vinto la Champions. Chi è che vince la Champions League? Vediamo. Scegli competizione, UEFA Champions League. Il Manchester City 1-0 sul Real Madrid. L'Europa League. Il Chelsea 3-1 sul Salisburgo. Ci sta. Guardalo Haaland con la Champions. Non stiamo seguendo i piani, brother. Ci sta, dai, d'altronde. Ho vinto la Coppa Italia, sto in Champions, giusto. Terminiamo questa stagione incredibile. Calcio, perché lo amiamo.